Ciao popolo di Lega Nerd e bentornato a un nuovo episodio con la rubrica mensile Videodrome, la rubrica che ti consiglia quelle che sono le nuove uscite mensili assolutamente da non perdere o che almeno ti potrebbero interessare per questo mese di luglio. Iniziamo con una delle uscite più discusse di quest'ultimo periodo, ovvero Batman vs Superman Ultimate Edition. Ve ne ho già parlato in un articolo recensione su Lega Nerd e in effetti questi 30 minuti in più all'interno della versione home video fanno moltissimo la differenza. Se Batman vs Superman Dawn of Justice di Zack Snyder vi è piaciuto, allora questa versione vi piacerà ancora di più. Se invece avete trovato che la versione cinematografica sia stata un po' troppo castrata, mancavano alcune scene, come per esempio la sottoscritta, veramente degli elementi fondamentali di trama, vi assicuro che questa versione potrebbe schiarirvi tantissimo le idee e vi assicuro che quei 30 minuti in più non pesano assolutamente, proprio perché fanno parte di quella che è la storia. C'era assolutamente bisogno di quel montaggio, che è ridicolo il fatto che abbiano voluto togliere soli 30 minuti senza veramente riuscire a dare il senso generale e totale, anzi, della pellicola. Potete trovare la versione, io c'ho il mio iPad brandizzato con i vari appunti, la versione di Batman vs Superman Ultimate Edition la potete trovare in un'esclusiva steelbook di Amazon, all'interno del quale ovviamente ci sono tutti i commenti del regista, degli attori, vari contenuti speciali che insomma li sapete pure voi quali sono. Oppure molto figa è la graphic book, con all'interno c'è una graphic novel dedicata appunto a Dawn of Justice. Io ho potuto vedere la versione Blu-ray in 4K, se non mi sbaglio, non lo so, sto dicendo una fesseria, no, credo che siano 4K, infatti lo potete trovare sia in 4K che in 3D, le super parentesi di Gabriella. E devo dire che come audio e come video è veramente molto molto ben fatto, considerando che spesso e volentieri, soprattutto nei vari titoli di cui vi parlerò oggi, l'audio generalmente è sempre il Digital Dolby 2 oppure 5.1. Generalmente nel doppiaggio originale, nella lingua originale, l'audio è sempre migliore rispetto a quella del doppiaggio. Ma andiamo avanti, non voglio soffermarmi più di tanto su Batman, visto che ne abbiamo parlato e straparlato alla follia. Fate ciao a Darik, che ha deciso di intrufolarsi nel video. Andiamo avanti con la Adler Entertainment. Potete trovare nella versione home video Love and Mercy, il film su Brian Wilson dei Beach Boys. Ve ne ho parlato su Lega Nerd in una recensione, film con Paul Dano, Joe Cusack ed Elizabeth Banks, film assolutamente consigliato, è meraviglioso, è un'esperienza visiva ma soprattutto un'esperienza sonora. Se amate quel tipo di musica, se avete amato Brian Wilson e volete avere veramente un'idea chiara sulla vita assurda di questo artista meraviglioso, io ve lo consiglio, ve lo straconsiglio. Tra l'altro Paul Dano e John Cusack sono bravissimi, interpretano tutte e due Brian Wilson in due fasi diverse della sua esistenza e John Cusack l'ho adorato, è veramente bravissimo e dovrebbero veramente valorizzarlo molto di più in questo genere di ruoli. Appunto, come vi stavo dicendo prima, anche qui parliamo di una visione, cioè a livello video perfetto, a livello di audio comunque vi trovate un 2.1 normalissimo, quindi niente di eccelso. Peccato, perché con un film così musicale, secondo me qualcosina in più la si poteva anche mettere, e sono rimasta anche piuttosto delusa per quanto riguarda i contenuti, perché nei contenuti speciali speravo di trovare qualcosa di più con Brian Wilson e invece no, c'è un commento del regista classico, la realizzazione delle scenografie per quanto riguarda il film, che sono molto caratteristiche proprio perché è ambientato in due periodi differenti, anni 60 e anni 80, però ecco, non c'è nulla con Brian Wilson. Peccato, perché tra l'altro i titoli di coda conservano veramente una chicca. Se l'avete visto mi potete capire, se non l'avete visto straconsigliato, recuperatelo, perché è veramente un film che merita tantissimo. Vado avanti con Universal Pictures e con il secondo capitolo del mio grosso grasso matrimonio greco.
A me è piaciuto moltissimo il film. Su Lega Nerd credo di non avervene parlato, è veramente molto bello. Sebbene non sia originale quanto il primo capitolo, riesce comunque a essere una commedia divertente, che però questa volta comprende tre generazioni differenti. Io ve lo consiglio tantissimo perché mi ha fatto veramente morire dal ridere. C'è Nia Vardalos, oh mio Dio, Nia Vardalos, che è strepitosa, mi piace tantissimo. Tra l'altro lei è anche la sceneggiatrice di questo secondo capitolo. È molto bello il film, quindi se vi è piaciuta come commedia, se non l'avete visto, vi consiglio di recuperarlo anche nell'edizione on video che potete trovare in Blu-ray o DVD. Ah, sia per questo che per quanto riguarda Dove Immersi, sono ovviamente il classico packaging, niente di particolare. Generalmente i packaging super fighi, le steelbook le fanno per film un pochino più sostanziosi, più di intrattenimento, che hanno, magari sono legati a qualche collana, lo sapete. In questo caso è un'edizione abbastanza semplice, nulla di troppo particolare. Continuo ad andare avanti. 20th Century Fox, Brooklyn. Allora, Brooklyn è un film meraviglioso, film sull'emancipazione femminile, sulla migrazione femminile, ambientato tra l'Irlanda degli anni 50 e appunto Brooklyn, l'America degli anni 50. La storia di questa ragazza che decide di lasciare, molto giovane comunque, la sua terra, appunto l'Irlanda, e inseguire quello che tra virgolette è il sogno americano, in realtà la sua emancipazione, e infatti è quello che avviene proprio quando arriva in America. Purtroppo poi è costretta a ritornare indietro e si trova di fronte a una scelta veramente difficile: restare attaccata alle proprie radici oppure andare, rischiando però di far sembrare tutto questo come un vero tradimento. Film veramente strepitoso, bellissimo, è uscito in concomitanza con Suffragette, ma devo dirvi la verità, con tutto che in Suffragette c'era Meryl Streep, Helena Bonham Carter, onestamente ho preferito molto di più Brooklyn. E tra l'altro ho anche scritto, se vi va di andare a dare un'occhiata, un native appunto sull'emancipazione femminile, un articolo su quella che è stata l'odissea della migrazione, come il viaggio sia riuscito a fin dei secoli a far emancipare la donna. Veramente ve lo straconsiglio Brooklyn, perché è un film molto molto bello, poi ha delle scenografie e dei costumi pazzeschi, sono convinta che vi potrà assolutamente piacere. Tra l'altro anche un ottimo suono, 5.1 sia in italiano che in lingua originale. Io vi consiglio di vederlo in lingua originale perché è tutt'altra cosa, bellissimo film. Vado avanti con la 01 Distribution e vi parlo di Legend, con Tom Hardy. Film particolarissimo, parla della storia dei gemelli Cray, che negli anni 60 hanno praticamente tenuto in pugno l'East End del inglese, ovviamente interpretato il film per fare i gemelli Cray, e Tom Hardy versus Tom Hardy. La sua interpretazione è meravigliosa, il film è ben fatto, soprattutto per quanto riguarda la sua prima parte. Scorre molto velocemente, molto dinamico, un gangster movie, noir movie, però al tempo stesso ha qualcosa di diverso, di differente, è un po' più ironico, meno drammatico rispetto al solito gangster movie. Peccato solo che si perde un po' sul finale e ha un voice over veramente fastidioso. Peccato per questa voce fuori campo che onestamente non la tollero, non mi ha entusiasmato più di tanto questa scelta drammaturgica che hanno fatto, però va bene. Per il resto il film mi ha colpito moltissimo, ripeto, una seconda parte un po' altalenante, per il resto è un film che comunque io vi consiglio, è un film secondo me da vedere, e soprattutto per l'interpretazione di Tom Hardy che è fenomenale. Chiudiamo con le varie remasterizzazioni, sia per quanto riguarda Star Trek, praticamente li hanno fatti tutti, ma proprio tutti, mi era arrivato un documento con una caterba di roba, tutti, e anche per quanto riguarda Ghostbusters. Io qui infatti ho la Ghostbusters Collection, dentro c'è sia il primo che il secondo Ghostbusters, infatti c'è il simpatico quadernetto, rimasterizzato in 4K, potete trovare anche la versione 3D e anche le steelbook sono meravigliose, le prenderò assolutamente, sono veramente fantastiche, ve le consiglio
consiglio perché le potete trovare su Amazon, sono originali al massimo. In questo periodo in cui si parla tanto di Ghostbusters ci sta anche un ritorno alle origini, assolutamente, anche per questo è l'inimitabile. Insomma, il resto è una cosa diversa, ve ne ho già parlato, non mi voglio dilungare più di tanto. Molto bella questa versione Blu-ray, perché all'interno sono soprattutto molto belli contenuti speciali inediti che credo che non ci fossero prima, ed è molto bella soprattutto la tavola rotonda tra Ivan Reitman, ovviamente il regista, e Dan Aykroyd, l'ho detto bene, vi prego, sì. Ok, veramente bellissima sia per quanto riguarda il primo film che per quanto riguarda il secondo film. Poi, insomma, ci sono diverse immagini, poster, cose di questo genere, insomma, cose che potete trovare un po', che generalmente si sa, che fanno parte dei contenuti speciali, però la tavola rotonda vale veramente la candela. Se avete un lettore Blu-ray, io vi consiglio queste versioni rimasterizzate, perché pur conservando il senso della pellicola, di quel periodo, della grana, comunque è molto bella anche la versione restaurata, perché ti dà quel tocco di aria fresca che al tempo stesso dà un senso di completezza al film. Pertanto, se siete degli appassionati, ve lo straconsiglio, molto molto bello. Io recupererò prestissimo le steelbook e al massimo ve le farò vedere nel prossimo videodromo, ovvero quello di agosto, che uscirà quindi i primi di settembre. Io credo di aver proprio finito con quelle che sono le varie uscite di questo mese. Potete scrivere tutto nei vari commenti qui sotto e vi risponderò. Pertanto, fatemi sapere se il video vi è piaciuto con i pollicioni in su, spammatelo a motore e ci vediamo quindi al prossimo videodrome. Ciao!